Le più belle storie di Tony Wolf. Il bosco. Casa editrice Dami. La festa di primavera. Ah, la festa di primavera. Gli animali del bosco l'aspettano tutto l'anno e nessuno vuole perdersela. Con il topo nero che dirige l'orchestra di bombi, grilli e cavallette e con la cicala che suona la chitarra. L'aria tiepida e profumata, il barile pieno di sciroppo di lampone e il cielo sereno che di notte si riempie di stelle, perdere questa festa ci mancherebbe. È cominciata però con un ai che si è sentito in ogni angolo del bosco. Che cosa è successo? Chiede la tartaruga al corvo, che le ha risposto. Cra, il riccio doveva piantare l'avviso e come tutti gli anni si è dato una martellata sul dito. Cra. Proprio così succede tutti gli anni e ormai nessuno ci fa più caso. Nemmeno il riccio. Il giorno della festa ci sono tutti. C'è anche un forestiero, un simpatico ranocchio e nessuno sa chi è. Ma non importa, è il benvenuto. Il topo ragno gli si avvicina e gli spiega. Vedi, adesso che l'orchestra ha finito di suonare l'inno della frittata, si comincia a ballare. Ma che cos'è l'inno della frittata? Cosa c'entra la frittata con la vostra festa? Nessuno lo sa. Che bisogno c'è di saperlo? È un inno che ci piace e questo basta. Questo è il segreto degli animali del bosco. Non farsi troppe domande. La vita è già complicata. Per esempio, il tasso. Calendario alla mano ha dimostrato che il primo giorno di primavera non è oggi, ma domani. E sapete che cosa hanno risposto l'orsacchiotto e la volpe? Caro tasso, non lo sai che tutti i giorni sono buoni per far festa? E così, senza pensieri, si dà inizio alle danze. Il ranocchio ha invitato la gazza. Oh, grazie! Avevo una gran paura che mi invitasse il riccio. Non che mi sia antipatico, ma tutte quelle spine, gli disse lei. Chi non balla pensa alla merenda. Lo scoiattolo distribuisce lo sciroppo di lamponi, mentre il topo d'acqua serve i pasticcini. L'orchestra continua a suonare e tutti sono felici. Perché? Perché nel bosco è facile essere felici. Ma c'è anche qualcuno con il muso lungo, o meglio con il becco, e il corvo con la bombetta sugli occhi e le ali dietro la schiena. Pensa che le cose non vadano come dovrebbero. Dico cra, ripeto cra, sono tutte sciocchezze queste feste, brontola. E poi, perché non fare anche la festa d'estate, festa d'autunno? No, non mi piace, non mi diverto, quasi me ne vado. Ehi voi due, esclama, rivolto al castoro e alla marmotta, si può sapere che cosa avete da ridere? Noi non stiamo mica ridendo. E giù a ridere. Sapete perché? Perché il castoro ha appena chiesto alla marmotta: ma come mai il corvo tiene sempre la bombetta in testa? Non lo sai, risponde la marmotta, perché ha la testa pelata, ha perso le piume e se ne vergogna. Oh, povero corvo, con il broncio e la testa pelata,
continuò a dire, che queste sono tutte sciocchezze, che non sopporta le feste, che si annoia da morire, e invece si diverte un mondo, ma è un brontolone per natura e non c'è niente da fare, è fatto così. Tutti gli animali del bosco lo sanno e gli vogliono bene lo stesso. Quando la festa è finita e tutti, stanchi ma contenti, tornano nei loro nidi e nelle loro tane a dormire, ecco che lui si mette a fare pulizie e a portar via i rifiuti e a dire fra sé e sé: «Ah, che meravigliosa festa! Deliziosa è questa festa di primavera! Mi diverto un mondo! Ma ripeto, bisogna che domani mattina il bosco sia pulito, altrimenti che cosa diranno poi fiori?» Voce narrante, la maestra Fuffi.